e sabbiosi incoerenti e o malamente ancorati alla roccia dura e stabile, che ci rende tra i paesi più franosi del mondo. 486.000 delle 700.000 frane in tutta l'Unione Europea sono italiane. Questa è la premessa, quindi capisco la difficoltà del suo lavoro e del suo ministero, ma mi domando e chiudo, perché non chiedere proprio per questa eccezionalità all'Unione Europea di consentire su questo versante di investimenti che sono prevenzione, davvero una deroga, si parla tanto di deroghe, una deroga ai vincoli di bilancio, ai vari patti di stabilità, per consentire allo Stato Concluda. centrale, ma anche a tante amministrazioni locali e periferiche, di intervenire con coraggio, determinazione e tempestività. Grazie, signor Grazie. Ministro. Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Grazie. Voglio intanto ringraziare l'onorevole Rabino per il quesito posto e anche per le considerazioni che ha fatto. Non c'è dubbio che questo Paese ha una vulnerabilità propria, dovuta anche dalle sue condizioni morfologiche. Però mi permetta di dire con estrema trasparenza e chiarezza che anche noi ci abbiamo messo del nostro. La morfologia dell'Italia non basta a spiegare oggi la debolezza del nostro territorio. Il nostro territorio è debole perché per decenni non abbiamo fatto la manutenzione necessaria del territorio e abbiamo fatto azioni che hanno contribuito a rendere un territorio già fragile ancora più fragile. Mi riferisco agli abusi edilizi da una parte e dobbiamo dirlo con forza, mai più condoni edilizi in questo Paese. Dobbiamo pensare al consumo di suolo che abbiamo fatto in misura superiore a quello che ci potevamo permettere. Quindi è un insieme di cause che hanno determinato questo fattore. Che cosa abbiamo fatto? Stiamo facendo quello che ho raccontato prima, un piano pluriennale contro il dissesto idrogeologico. Con estrema serietà e responsabilità ribadisco che abbiamo iniziato un lavoro che richiede molto tempo. Richiede molto tempo per gli interventi che abbiamo già finanziato, perché comunque sono interventi molto corposi, fra fare la gara, aprire il cantiere ed effettuare il lavoro, stiamo parlando di lavori edili importanti in certi casi, ci vuole tempo, alcune volte ci vogliono anni, quindi le risorse che impieghiamo oggi produrranno i propri risultati fra mesi, in alcuni casi anche anni. È un lavoro che va continuato nel tempo, perché la manutenzione di un territorio richiede costanza, richiede continuazione e ripetitività negli interventi. Figuratevi, lo richiede nelle nostre abitazioni, no? Figuratevi su un territorio vasto come può essere tutto il Paese. Abbiamo già fatto qualcosa per immettere più risorse nel sistema. Vi devo dire che io non ho mai pensato che il tema sia solo di risorse. In questo Paese, quando non si vuole affrontare un problema, si dice non ci sono i soldi. Non sempre il problema è lì, certo, più risorse abbiamo e più potremo intervenire, ma noi dobbiamo anche riuscire a spendere bene e in fretta i soldi che abbiamo. Abbiamo semplificato molto il sistema. Quest'anno nella legge di stabilità c'è un'ulteriore novità, lo sblocco degli avanzi di amministrazione dei comuni. Io credo che una parte di queste risorse potrà andare investite proprio in attività che riguardano la manutenzione del territorio. Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Rabino, prego. Signor Ministro, io la ringrazio. Lei ha proprio citato in chiusura questa possibilità, e cioè lo sblocco del patto di stabilità, stiamo parlando di circa 700 milioni di euro per i comuni virtuosi che possono utilizzare gli avanzi di cassa. Però si tratta di fare di più, signor Ministro, perché lei ha citato, se non ricordo male, un 130 interventi urgenti e molti dei quali già cantierabili, una trentina. Però il piano per la riduzione del rischio idrogeologico prevede 3.335 interventi, anche piccoli, ritenuti necessari per mettere in sicurezza il territorio, per un valore di 8,4 miliardi di euro. Noi davvero dobbiamo considerare eccezionale il problema. Lei ha ragione, non è solo una questione di risorse, però parlo del mio territorio, il magnifico territorio delle Langhe, del Roero e del Monferrato. Fortunatamente non ci sono state vittime, quindi capisco la priorità che si dà
ai centri urbani, ai centri particolarmente antropizzati.